Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace, l'amore di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, dello Spirito Santo siano con tutti voi. Iniziamo questa nostra Eucaristia ancora una volta affidandoci al perdono del Signore, che è capace questo perdono di cambiare la nostra vita. E attraverso di noi, come sentiremo, cambiare il mondo. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Custodisci con continua benevolenza, oh Padre, la tua Chiesa, e poiché a causa della debolezza umana non può sostenersi senza di te, il tuo aiuto la liberi sempre da ogni pericolo e la guidi alla salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, so rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada perché la bocca del Signore ha parlato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Non ti riprovero per i tuoi sacrifici. I tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa né capri dai tuoi ovili. A chi, a chi cammina, cammina la per la retta, retta mia, via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A, a chi cammina, cammina, cammina la per la retta, retta via mostrerò la salvezza di Dio. di Dio. Hai fatto questo, io dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero. Pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi a cammina, cammina la per la retta, retta via, via mostrerò, mostrerò la salvezza, la salvezza di, Dio. di Dio. Lode a te, O oh Cristo, re di eterna gloria. Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Lode a te, oh Cristo, re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo, Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono, e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore dei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello, che, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato. Parola del Signore. Siamo gran parte noi di questo gruppo. Di, eh, di, della diocesi di Verona sul lago di Garda, eh, italiani, e, però mi hanno detto che ci seguono da tutto il mondo. Quindi pensavo: quindi non so. Adesso spero che qualche parola arrivi. Ma pensavo come questo Vangelo mi fa un po' sorridere e anche naturalmente riflettere. E, perché mi mette nei guai, perché dice guai a, a, a come i scrivi farisei che amano farsi salutare nelle piazze, i primi seggi, farsi chiamare maestri, guide, eh, padre, sembra che ci casco proprio dentro. Ovviamente il Signore vuole, il Signore Gesù vuole aiutare i suoi discepoli e così anche i primi cristiani raccolgono da questo Vangelo eh, uno stile di chiesa. Vuole insegnare i loro discepoli soprattutto a non avere una religione di facciata, una, una commedia eh, di, religiosa fatta di segni, di parole, però che non tocca la vita. Questo è quello che a Gesù veramente interessa. Dopo possiamo fare tanti segni religiosi, fanno parte del nostro cammino anche. Eh, anche le nostre chiese, anche questo santuario, sono tutti strumenti che però vogliono arrivare a cambiare il cuore ed essere nella vita di tutti i giorni, negli incontri, nel, nella vita nostra, essere veramente segni veri del Vangelo, perché vogliamo avere il Vangelo nel cuore, non solo sulle labbra o nelle manifestazioni esterne. È quello anche che mi fa pensare del... Eh, della prima lettura, il profeta Isaia che fa una profezia davvero meravigliosa di quanto può essere grande la misericordia di Dio e lo pensiamo anche in questo periodo. I vostri peccati possono essere così rossi come scarlatto, essere terribili, ma se vi convertite con la sua forza possono diventare bianchi, potete diventare bianchi, potete diventare come una pagina nuova sul qua, sulla quale scrivere. La storia nuova, bella di Dio. Ecco, siamo qui a pregare anche in questi giorni e chiunque passa di qui a pregare può guardare la storia di questi tre bambini che abbiamo visto anche ieri nel cammino sul, eh, sulla, dove c'era il rosario, la, la Via Crucis, eh, in questo bosco che forse restituisce meglio quello che era la loro esperienza. Ecco. Questi tre bambini ci dicono che la misericordia enorme di Dio può fare cose meravigliose anche nella semplicità di una vita e forse proprio perché così semplice può essere capace di fare cose grandi. Questi tre bambini così forti anche contro tutto quello che gli si è rivoltato contro per la loro esperienza, questi bambini sono per noi dei giganti che ci aiutano a camminare nel Vangelo per farlo diventare nostro interiore. Trasformiamo in preghiera questo ascolto della parola, rivolgiamo a Dio le nostre invocazioni, preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, oh Signore. Prima di tutto preghiamo per la pace, perché la mente, il cuore, le azioni di chi ha in mano la responsabilità, le sorti della storia in questo momento, possano trasformarsi in pace, perché i popoli possano ritrovare, anche se sembra così impossibile, possano ritrovare la via del dialogo. Preghiamo. Preghiamo per noi e per tutti coloro che anche vengono in questo luogo per un cammino di fede, perché possano fare un'esperienza forte del Vangelo per poi continuarlo a vivere perché lo possiamo continuare a vivere là dove siamo ogni giorno. Preghiamo. Preghiamo anche per tutti i nostri defunti, ognuno di noi ha qualcuno da ricordare, qualche intenzione particolare, persone che ci hanno chiesto di pregare, perché il Signore ascolti la loro preghiera. Preghiamo. Accoglio, Signore, le nostre preghiere. Aiutaci ad essere segni veri del tuo Vangelo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'Universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, Benedetto. nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'Universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Per la potenza di questo mistero di riconciliazione, compi in noi, o oh Signore, la tua opera di salvezza, perché ci guarisca dai mali di questo mondo e ci conduca ai beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente, cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai stabilito per i Tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, perché si convertono a Te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato. Vivano le vicende di questo mondo sempre rivolti ai beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza insieme agli angeli e ai santi, insieme cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, presi il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o oh Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Iosei, presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. E di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, vergine, madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con le parole del Vangelo, insieme diciamo... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa dona le unità e pace secondo la tua volontà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi con un segno ci diamo il dono della pace Agnello di Dio che Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Accogli con benevolenza, oh Signore, le suppliche dei tuoi fedeli e guarisci le loro debolezze, perché ottenuta la grazia del perdono gioiscano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Con l'intercessione materna di Maria. Vi benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Amen. Splendente di luce apparve Maria, il volto suo bello, un sole apparì. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Buona giornata, buon via.